Centro Barcot, speciale lezione 2013, andiamo avanti. Adesso siamo con Anna Maria Abdante. Ciao Anna Maria, benvenuta. Chi sei? Presentati. Buongiorno, mi presento, io sono Anna Maria Dante, a 23 anni ho già 3 figli e con grande soddisfazione ho sempre lottato nella vita per la difesa dei diritti di tutti, anche dei miei, e mi sono sempre impegnata sia nel sindacato quando ero molto più giovane e poi in politica. In politica ho avuto un'esperienza come Presidente del Consiglio e assessore dell'8º Municipio, che è stata nel 1998 la bellissima esperienza, perché ancora politica era un qualcosa di passionale, è vero che non ci davano una lira all'epoca. E abbiamo avuto, fatto tante cose, realizzato tante cose. Io mi presentai con un volantino dicendo sono Anna Maria Dante, vorrei realizzare queste cose. Con mia grande soddisfazione sono riuscita a realizzarle tutte e forse anche qualcuna in più che non era prevista nel volantino. Però poi mano a mano la politica si è cambiata, si è degenerata, non sono più basi dei valori di passione, di sentimento. Ma come hanno cominciato a dare i soldi anche ai municipi, c'è stata una rincorsa a candidarsi, che non era più dettata dalla passione di fare qualcosa, ma soltanto di poter ottenere uno stipendio. E questo è stato l'inizio della fine dei municipi, secondo me, perché poi il decentramento che doveva essere effettuato non è stato più fatto. E a mio avviso oggi i municipi sono solo una spesa che pesa sui cittadini, perché i parlamentini municipali non hanno ragione di esistere, non avendo autonomia di bilancio, non potendo decidere nulla autonomamente, perché è sempre il Comune di Roma, se non ti manda i soldi tu non fai nulla. E per cui per me dovrebbero essere, il decentramento va bene per quanto riguarda le attività amministrative, per andare incontro ai cittadini, per non farli girare per tutta la città, ma per quanto riguarda i parlamentini municipali, secondo me non hanno ragione di esistere. Io farei le elezioni del Comune di Roma in maniera diversa, dividerei Roma per collegi, dove chi si cimenta e chi vince deve rispondere direttamente al cittadino, perché in questo modo, così come oggi, c'è uno scaricabarile: i municipi dicono che la colpa è del comune, il comune dice che è dei municipi, e non è bello. Il cittadino deve rimpadronirsi, riappropriarsi della politica e deve dire al politico: vuoi il voto? Devi realizzare queste cose nell'interesse nostro, non personale, della collettività. Se tu non lo fai, non ti votiamo più. Questa è la democrazia. È così lei, è semplice, diretta, chiara e concisa. Quindi ti chiedo, tu e il tuo partito, per i diritti civili, quindi per il cuore, il tema, diciamo il fulcro di Senza Barcode, quindi bambini, matrimoni, divorzio, coppie gay, coppie di fatto, voi cosa pensate di fare? Allora, io devo fare una premessa: il mio partito non c'è più. Io ero iscritta al Partito Comunista quando Berlinguer divenne segretario. Un grande uomo che ricordo ancora, di una grande umanità, intelligenza e unità. Purtroppo un politico così non ce l'abbiamo più. Non sono stata più iscritta a partiti. Oggi ho avuto la richiesta. Il Partito Socialista mi ha proposto come capolista dopo un fatto che è accaduto, perché io difendo e tutelo i diritti delle case dei cittadini delle case popolari, che dopo aver denunciato in una trasmissione RAI, quella di Giglietti Larena, le malefatte del comune e dell'ATER soprattutto, la sera mi hanno dato fuoco alla macchina. E il Partito Socialista mi ha cercato, io dico la verità, ci ho pensato un po' perché non ero iscritta al Partito Socialista, non c'entravo niente. Ho parlato con il responsabile del Partito Socialista, ho detto: io accetto una condizione, che come partito, comunque vada alle elezioni, ci dobbiamo impegnare tutti a risolvere questi problemi, perché c'è veramente un'illegalità, una mancanza di trasparenza, e a mio avviso risolvere il problema delle case popolari, dare la casa a tutti, ci vuole poco, basta solo la volontà politica per farlo. Per cui, per quanto riguarda i diritti civili, la casa è un diritto civile. E poi io sono convinta di una cosa: la libertà individuale è sacrosanta. Una persona ha diritto di scegliere con chi stare e come starci. Non ci può essere nessuno che ti impone, se no torniamo veramente a quei sistemi antichi, barbari, che decidevano fin dalla nascita chi doveva andare sposo o chi non doveva andare sposa, se dovevi sposarti o se ti dovevi fare suora. Queste sono cose ormai, spero, superate da millenni, e che la libertà delle persone deve essere propria. Io, se amo una persona, decido di starci insieme, con quella voglio stare. Nessuno mi può dire il contrario.
nessuno mi può dire niente, perché è un fatto mio, personale, a prescindere anche dal sesso. Da che ci meravigliamo? L'omosessualità è sempre esistita. Da quando esiste il mondo? Vogliamo fare riferimenti storici? Non credo che servano. Oggi sentire tutto questo clamore perché si fanno i matrimoni tra persone di stesso sesso, in un paese normale non dovrebbe essere male inizio. Hanno fatto loro privato e fanno bene a farlo. Qual è il problema? Purtroppo stiamo ancora in un mondo, in un paese soprattutto bicotto. E una cosa è importante dire: crede nella religione, va rispettata, ma ognuno deve scegliere della propria vita. E non credo che la religione impedisca all'individuo di scegliere di amare. Meraviglioso, sono praticamente incantata, l'onore di dirlo, dovrei essere esterna a tutto questo, però è bello sentire dire proprio quello che noi scriviamo e commentiamo ogni giorno come succede qualcosa. Abbiamo seguito da vicino tutte le fasi del divorzio breve, della mancata calendarizzazione di quella che è la legge Panis, ora è tutto da rifare. Ci dobbiamo aspettare quindi che voi siate a favore del divorzio breve, di abolire il periodo della separazione, le lungaggini, o avete delle vostre proposte? Guarda, io devo semplicemente una cosa, che questo paese è soffocato dalla burocrazia, dalle carte inutili e dalle procedimenti che non hanno senso. Se due persone decidono di non stare più insieme perché non vanno d'accordo, io credo che non è una questione di tempo, perché penso che una cosa, se non iniziano con le persone che hanno ragione, no, e io non c'è nessuna legge che tenga. Ma io credo che due persone normali, intelligenti, responsabili, prima di decidere di separarsi, dovrebbero convivere bene. Nel momento che decidono, io credo che non si deve tanto fare. Si fa e basta. Non ha senso aspettare il breve, il lungo, il corto. Quando i rapporti finiscono, non si ricollano. È difficile, se si dovessero rincollare, è brutta una persona rincollare l'attaccamento. Si vede, non, è difficile tornare. A volte possono venire gli anni, possono andare. Nella normalità, io credo che le cose si debbano fare senza incidere di più, a far pesare di più queste situazioni. Se uno sceglie, decide di separarsi, significa che ha tagliato bene queste cose, altrimenti non sarebbe. In questo momento con Anna Maria diventa inutile metterci a parlare di dati e dei recenti dati Eurispes e anche parlare di eutanasia. Sappiamo che insomma siamo per la libertà, quindi la libertà di vivere, la libertà anche di morire. Ci piacerebbe però, come manterremo sicuramente una finestra aperta su Anna Maria Dante, avere una sua opinione su quello che sta succedendo nelle carceri italiane e la recente condanna da Strasburgo. Allora, io credo che quello che sta succedendo nelle carceri italiane non è da paese civile. Io ho sempre ritenuto, ho sempre pensato che se una persona sbaglia, va innanzitutto capire perché ha sbagliato, capire il contesto sociale in cui vive, e lo Stato, a mio avviso, deve aiutare a crescere e migliorare quella persona. Avere le carceri come le abbiamo oggi noi, con quali fatti gravissimi che sono accaduti, delle morti che si potevano risparmiare, credo che è veramente una cosa ignobile. Il carcere deve essere un momento di riabilitazione del cittadino che ha sbagliato, per fargli capire che cosa non è giusto fare, e anzi, soprattutto, di imparargli un mestiere o farlo studiare se non ha potuto. Questo, secondo me, dovrebbero essere le carceri. Utilizzare, semmai, brutta la parola utilizzare, ma per rendere chiaro il concetto, queste persone per fare dei lavori utili alla società, non come abbiamo visto e come vediamo oggi. E vorrei aggiungere una cosa, che con le carceri non c'entra niente, ma che è talmente vergognosa, quella di far vivere la gente nei residence, gente che ha bisogno di una casa, che è la stessa livello del carcere. È una cosa ignobile. Un cittadino, anche se sbagliato, non gli si deve mai togliere la propria dignità. Quella è una cosa che non deve mai venire meno. Va aiutato a ricostruirsi una propria vita. Questo dovrebbe fare uno Stato normale. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ormai in questo paese da oltre 20 anni
non c'è più nulla. La politica, nella la sofferenza per strada, comandano soltanto le poteri forti e i comitati per fare. Io spero tanto, mi auguro che queste elezioni siano veramente un cambio di linea, che veramente sia un tagliare con certi sistemi e ricominciare da capo. Come dobbiamo ricominciare da capo la Regione Lazio, che io iniziai a lavorare alla Regione Lazio nel 1972, ero il numero 39, eravamo 39 dipendenti, l'ho vista nascere, crescere e morire. Io vedo che la Regione Lazio deve risorgere, ma per risorgere ha bisogno di persone che ci vanno, perché ci credono, perché vogliono fare le cose. Anna Maria Dante, manterremo su di lei una finestra aperta da Senza Barcode, speciale elezioni 2013.